Si è svolto presso gli spazi museali della Fornace di Agropoli un incontro pubblico con le associazioni Cilento for All e Lume, nella giornata dei diritti delle persone con disabilità. Nel corso della manifestazione sono stati condivisi i risultati delle attività realizzate dalle associazioni promotrici e le future iniziative ideate in favore delle persone con disabilità. La giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ha spiegato l'assessore D'Arienzo, ha lo scopo di promuovere e diffondere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della società e di abbattere ogni forma di discriminazione e violenza. Oggi è una giornata molto importante per le associazioni di volontariato del nostro territorio che si occupano di disabilità, perché finalmente si è realizzata questa rete sociale di cui abbiamo sempre tanto parlato. E oggi, 3 dicembre, è la giornata internazionale delle persone con disabilità e siamo qui in questa cornice fantastica del Fornace di Agropoli per parlare di sociale e di cultura. Come si attiverà l'amministrazione comunale nel futuro per sostenere un po' i progetti e mettere in campo magari più azioni proprio per le associazioni che si occupano di queste persone speciali? Allora, noi abbiamo auspicato da sempre che le proposte partissero da parte delle associazioni, perché è giusto che l'amministrazione venga coinvolta e in primo piano sostenga le loro iniziative. Tant'è che stavamo proprio parlando, proponevo loro di realizzare una rassegna di teatro per persone diversamente abili. Sarebbe bello organizzare questa rassegna sia al fine di poter dare l'opportunità a queste compagnie di presentare il loro progetto, ma anche per uno sviluppo del turismo accessibile e quindi dare anche la possibilità a queste persone, a queste famiglie, di poter conoscere il nostro splendido territorio sotto tutti gli aspetti culturali, sportivi, turistico. Dunque, oggi innanzitutto è stata una giornata di festa per i ragazzi in cui abbiamo voluto celebrare la giornata dei diritti dei disabili, ma è stata anche la giornata in cui diciamo che siamo attori propositivi rispetto a quella che è la programmazione di servizi stabili per i nostri ragazzi. Quindi all'attuale amministrazione e a quelle che poi verranno in futuro, noi diciamo, vogliamo essere parte consultiva e anche propositiva rispetto a un programma che ponga al centro la persona con i suoi bisogni. Quindi negli anni, insomma, che cosa si è fatto per le associazioni del territorio che si occupano proprio di disabilità? Allora, quello che io colgo è che noi cogliamo sicuramente un territorio molto vivo rispetto a quella che è la base, le associazioni, il volontariato, persone che si mettono a disposizione in modo gratuito e disinteressato per creare opportunità per il territorio. Dobbiamo avere adesso di sponda anche, diciamo, il ruolo dell'amministrazione pubblica, ASL e Comune, che possono supportare queste iniziative. Giovanni, sentivo dal tuo discorso che ci saranno dei corsi molto carini proprio per queste persone speciali che saranno attivati prossimamente. Dunque, noi da gennaio partiremo con un laboratorio di cucina per le ragazze e un laboratorio di atelier dell'arte in cui proporremo appunto una serie di attività di produzione e creazione artistica per i nostri ragazzi. Ovviamente sono, diciamo, attività, occasioni gratuite che apriamo a tutto il territorio, alla scuola come alle altre associazioni. Come fare per avvicinarsi alle vostre realtà? Quali sono i contatti? Allora, basta andare sui contatti social Cilento for All o la pagina anche il link www.cilentoforall.com e qui ci contattate tranquillamente. Oggi è la giornata internazionale per i ragazzi disabili ed è una festa per tutti i ragazzi con disabilità. Questo perché per ricordare in questo giorno che di fare più inclusione insieme a questi ragazzi. Il bilancio oggi con questa giornata alla Fornace è stato positivo. Inizieremo a fare rete anche con altre associazioni del territorio per riuscire a creare un qualcosa di veramente importante per il bene di questi ragazzi. Rinaldo, quanti benefici portano, insomma, ad una persona speciale i progetti che vengono svolti in maniera pratica, ma anche visiva, insomma, i percorsi sensoriali e tutto quello che c'è a disposizione per queste persone veramente speciali? Che cos'è che migliora il loro?
per loro migliora soprattutto lo stare insieme agli altri, si vede proprio il benestare di un ragazzo con disabilità. Noi con i vari laboratori che facciamo vedo proprio la felicità negli occhi di questi ragazzi e chi ci sta intorno, perché è un bene anche per noi volontari che a fine giornata, ogni volta che frequentiamo loro, ci sentiamo molto bene. Il messaggio è dovremmo dedicare non solo un giorno per questi ragazzi, io dedicherei 365 giorni per loro, perché veramente sono persone speciali e fanno stare bene. Un saluto a tutti i ragazzi del mondo. Ciao.